Ciao bambini, oggi vi racconterò una storia d'autunno piccola piccola, la zucca Bum Bum. L'orto di nonno Livio è davvero ben curato. Le verdure di stagione crescono tutte in fila come soldatini colorati sotto il sole. Ma c'è un problema, un grosso problema. Tra le zucche ce n'è una prepotente che si diverte a spaventare tutti. Ogni mattina la zucca prepotente prende di mira qualcuno: una carota, un'insalata, un cavolfiore o una zucchina, e inizia ad urlare: zucca bum, senza mani e senza piedi, corro in fretta come vedi, faccio boom come un tamburo e ti acchiappo di sicuro. Al suono della sua voce tutti restano piantati a terra e terrorizzati. Ma un giorno passa da lì un topolino coraggioso. Si avvicina alla zucca, le gira intorno, la annusa e all'improvviso ecco che la zucca apre la sua enorme bocca e ricomincia la cantilena. Zucca bum, senza mani e senza piedi, corro in fretta come vedi, faccio bum come un tamburo e ti acchiappo di sicuro. Il topolino resta fermo di fronte alla zucca, che è molto coraggioso e non scappa. La zucca pensa che magari il topolino è un po' sordo e così urla più forte. Zucca bum, senza mani e senza piedi, corro in fretta come vedi, faccio bum come un tamburo e ti acchiappo di sicuro. Ma il topolino non si muove e sorride. La zucca dalla rabbia comincia a gonfiarsi e diventa sempre più grossa, tanto grossa da scoppiare. Boom! La zucca Bum Bum ha fatto boom sul serio e di lei sono rimasti tanti piccoli pezzi di zucca. Le formichine dell'orto hanno raccolto tutto, felici di aver trovato tante provviste per il formicaio. Le verdure dell'orto di nonno Livio adesso vivono felici insieme al topolino coraggioso, che ogni tanto sotto il sole racconta le sue fantastiche avventure. La zucca Bum Bum ormai è sparita e la storia d'autunno piccola piccola è finita. Ciao bambini!